Benvenuti cari amici del Winblog. In questo giorno 5, purtroppo ricreato per dei problemi. Rimandiamo il precedente giorno 5 a, vabbè, a un futuro presumibilmente come giorno 6. Cominciamo con l'unboxing dell'iPod Touch che finalmente è arrivato. Eccoci ragazzi con l'unboxing. Cominciamo subito con l'aprire la scatola dell'iPod Touch, rimuovendo la plastica esterna, che devo dire è stata messa in maniera davvero eccezionale, in modo che l'iPod non si sposti in nessun verso. Ok, apriamo tutte le plastiche, qua ce n'è una anche qua dietro. Ok, ed ecco qua il nostro iPod Touch nel suo bellissimo splendore con la carta sopra di protezione. Andiamo a rimuovere l'intero sostegno, che come ho già visto in video online ha una piccola, ecco, una piccola protezione sul retro che va rimossa e poi va sfilato. Eccolo qua. E poi piano piano si sfila anche la plastica di protezione dello schermo davanti. Eccoci qua. Abbiamo quasi. Eccolo qua, terminato. Andiamo ad appoggiarlo e andiamo a continuare con l'apertura della scatola. Al cui interno troviamo, vabbè, la confezione che tiene all'interno, i vari fingertip, come li chiama Apple, con dentro anche le manine adesive, poi il cavo USB, eccolo qua, e cuffiette. Andiamo a richiudere la scatola che al momento non ci serve, a spostare un po' di plastiche varie. Eccolo qua nel suo bellissimo splendore. Eccolo con la sua prima accensione. Ok ragazzi, adesso di sicuro chiederà il collegamento ad iTunes. Vi lascio a un'altra piccola recensione, no, recensione, scusate, una piccola video preview breve breve con un unboxing di un Nokia. Ecco, sì, dicevo iTunes. Ragazzi, qui tornati con un unpacking di un Nokia. Precisamente, questo non so se si vede bene, il Nokia 1800. Qua potete vedere il segno di originalità. Adesso qua è stato tagliato, però non l'abbiamo già naturalmente acceso perché un po' configurarlo, insomma. Sul retro ci viene scritto che, in italiano qua possiamo trovarlo, telefono elegante e funzionale con un grande display a colori e ottime finiture. Ascolta radio FM, conversa con l'auricolare in dotazione e illumina la strada con la pratica torcia. Poi dopo vi farò vedere anche la torcia. Adesso non so se voi vedete bene perché c'è la luce molto alta, purtroppo non posso abbassarla. Comunque nella scatola è incluso carica batterie, auricolare, naturalmente cellulare, batteria. Non, nessun cavo USB perché il cellulare non attacca USB. E non vi posso far vedere temporaneamente il caricabatterie. Eccoci ritornati ragazzi, siamo riusciti a ottenere il caricabatterie, vedete, classico plug Nokia e presa italiana standard. Andiamo a metterlo da parte. Andiamo ad aprire la scatola, troviamo all'interno il telefono, andiamo ad aprire. Ecco qua, adesso dobbiamo ancora noi inserire la batteria. Intanto vi faccio vedere come si apre, basta fare leva nei lati, qua su in alto per la precisione, e giù in basso. Prendiamo un lato noi ad esempio, e andiamo a qua, e si apre qua l'alloggiamento. Noi abbiamo già inserito la SIM, non ha ingresso per la microSD in quanto non può, se non è, e non fa comunque altro. Per quanto riguarda l'ultimedialità è molto, cioè non è molto granché, non è un granché. Sopra torcia, ingresso auricolari. E niente altri ingressi, vabbè qua su quello del caricabatterie e basta, non ha né tasti per il volume, niente. Andiamo a continuare con la scatola, apriamo, al suo interno troviamo gli auricolari, auricolari standard col plug da 3,5 con una mini clip. Mettiamo da parte anche questi. Andiamo qua, batteria DL5CB di Nokia, inserire dentro, tac, tac, lo dentro la scatola, mettiamo tutto e andiamo a chiudere la scatola e la mettiamo da parte che non ci serve al momento. Ricordiamo che questo non è un smartphone, è un comune cellulare, quindi naturalmente si riducono le aspettative di contenuti all'interno del telefono.
telefonino. Andiamo a prendere e quindi a inserire la batteria, così si inserisce. Cambio aria, mi scivola, anzi no, poi mi sono sbagliato, così clic e clac, e facendo una leggera pressione andiamo a chiudere. Sentite lo scricchiolio? Vuol dire che i materiali sono buoni, non ci sono particolari scricchiolie, l'assemblamento è buono, è ottimo. Siamo andati a togliere qua la pellicola sulle... qua sopra per non rovinare lo schermo. Ecco, devo dire che si vede abbastanza bene, pensavo peggio. Ci viene anche solo raro, andiamo a metterlo. Dal momento che l'abbiamo appena spinto, 13. No, 6:13, buonanotte. 15. Se facciamo molta luminosità, 15:52. Ok, provo a spegnervi la luce, forse si vede meglio. Ecco, forse così un po' si vede meglio. E oggi è il 25:10. No, non è meglio. Ecco così, facciamo, caliamo un po' la luce. Purtroppo non riesco, non so come, non saprei come calare la luminosità nel telefono. Forse adesso guardo le impostazioni un attimo al volo. Non c'è, ok. Comunque, questo telefono possiamo trovare parecchi. Possiamo trovare una radio FM, comunque contatti, rubriche, messaggi e qualche gioco integrato, devo dire niente male. Molto funzionale, i tasti sono rapidi. Solamente per i messaggi utilizza il T9. Ok, questo è un Nokia 1000. Nokia 1003, mi sembra, non voglio dire cavolate. Ok, batteria devo dire ottima durata, vabbè, però per l'utilizzo di questo telefono è un'ottima durata. Ok, e come vedete questo è tipo uno screen saver che appare quando il telefono va in pausa e poi appena appena scompare anche quello.